Serviva un punto, ne sono arrivati tre. Il Città di Teramo vince il girone B di promozione con 4 giornate di anticipo, a Zanni proprio contro la Turris. Un campionato che dopo le inevitabili difficoltà iniziali dei biancorossi non ha avuto storia. Passando alla cronaca del match, Pomante deve rinunciare a Cosmo Palumbo, squalificato per somma di ammonizioni, rimpiazzato da un voglioso Di Stefano. Stop anche per Farindolini, causa febbre. Mister Del Zotti rinuncia inizialmente a bomber Daniele De Angelis, ma può contare sull'imprevedibilità di Maiorani e Ragnoli. Fischia Alessandro Piscopiello di Chieti. Parte forte il Teramo con una doppia occasione. Pepe sugli sviluppi di un corner si vede il pallone respinto sulla linea. Poco più tardi azione insistita all'interno dell'area. Di Stefano spara alto, un rigore in movimento. L'iniziale timore della Turris va scemando. Mariani si porta al limite dell'area. Bozzi blocca senza problemi. Al 20° Lazzari punta Furlan, lo supera e propone al centro per Maiorani che non arriva di un soffio. Sempre il classe 2004 pericoloso alla mezz'ora, ma la conclusione si spegne oltre la traversa. Nel momento più difficile il Teramo passa in vantaggio. De Gido recupera palla dal limite dell'area, serve Di Giacomo, solo contro l'ex Serraiocco. La sfera bacia la traversa e si insacca. La sfida viene sospesa per qualche minuto a causa del malore di una ragazza, ma fortunatamente nulla di grave. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa, che si apre con il secondo salvataggio sulla linea di giornata. Censori in diagonale trova la chiusura provvidenziale di Kelly. Poco più tardi il calcio di punizione di De Gidio sfiora l'incrocio dei pali. Del Zotti prova a riprenderla con i cambi. Entrano De Angelis e Rossi, che si rendono subito pericolosi. Il primo su un cross proveniente dalla sinistra e il secondo su una conclusione insidiosa dalla distanza. Bozzi è miracoloso. Nel finale un'occasione per parte. La punizione di De Angelis termina alto, mentre il diagonale di Cangemi è controllato senza problemi da Serraiocco. Finisce così. Il Teramo è promosso in eccellenza e la festa può partire. Sono soddisfattissimo, sono contento di tutto ciò che è accaduto. Se ho ripensato in tutti questi pochi minuti che sono passati dal fischio finale ad adesso, ho ripensato a quello dove eravamo e a quello dove siamo arrivati. Sappiamo che è una ripartenza, ce lo siamo scritti anche nelle magliette. Dobbiamo tanto alla nostra città e la riporteremo dove merita. Ma io mi commuovo tutti i giorni nel vedere una squadra fantastica, un gruppo fantastico che ha fatto un lavoro eccezionale, a cui devo tanto. Dobbiamo tanto, tutti i giorni ci ho pensato, tutti i giorni ho pensato al direttore sportivo d'Ercole e al mister Pomante, che mi guardarono negli occhi e mi dissero: Presidente, ma tu ce l'hai un pallone? Io gli dissi: no, non ce l'ho. E adesso mi sono commosso. Colare, per me, per tutta la squadra, per tutta la società. Adesso, l'ho detto anche un po' di giorni fa, è facile parlare adesso del Teramo che era la strafavorita, però il 5 di settembre un po' di gente, non dico tanto, ma un po' di gente non era positiva nei nostri confronti, non credeva in noi. E noi zitti, con umiltà, siamo andati avanti e abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, perché andare a vincere il campionato qui a Pescara, penso che 2 mesi fa, l'ho detto pure in passato, non se l'aspettava nessuno, neanche il più positivo dei tifosi teramani. E quindi abbiamo fatto una grande annata. Ma è normale, questa vittoria io la dedico alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie, perché chi fa questo sport, chi fa l'allenatore, quando ci sono le cose belle sono tutti vicini all'allenatore e ai giocatori, quando sono le cose brutte chi ti sta vicino sono solo i familiari. Mia moglie nell'ultimo anno, diciamo, mi è stata molto vicino, dedico questa vittoria a lei e alla mia famiglia. Questa vittoria è merito di tutti, ci vengo a dirlo, è merito dei tifosi, perché dalla prima giornata ci sono stati sempre vicini. Io non mi scordo mai la partita di Pianolalente, che dopo un pareggio col Pianolalente, dove in una piazza importantissima, non ci dimentichiamo che fino a 2 mesi prima della partita del Pianolalente il Teramo faceva il derby con il Pescara, con tutto rispetto al Pianolalente, loro ci hanno fatto capire, con quell'affetto, con quella dimostrazione d'affetto, ci hanno fatto capire che tutto il campionato stavano sempre con noi. Poi merito della società, merito dei giocatori e merito anche dello staff tecnico, staff medico, dei magazzinieri, anzi del magazziniere, perché penso che Mauro sia la persona più importante di una squadra di calcio. Chi gioca a calcio sa che noi, alla prima riunione che abbiamo fatto, il primo acquisto che abbiamo fatto fare io e Paolo D'Ercole alla società è stato il magazziniere. La società diceva: perché il magazziniere? È la persona più importante che può servire una squadra di calcio. La forza tecnica, penso che anche singolarmente la squadra ha dimostrato il suo valore. Se andiamo a vedere i numeri, ha dei numeri importantissimi, dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista di non possesso. Abbiamo fatto un girone di ritorno devastante dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco, ma io dico sempre che la nostra forza sono state le prime 7 partite.
dove eravamo veramente in difficoltà, dove avevamo 12-13 giocatori, e lì la squadra è stata in grado di non mollare, di tenere il passo della Turris, perché c'è anche da dire che noi abbiamo vinto il campionato, però c'è anche da fare i complimenti alla squadra che oggi abbiamo battuto, però che ha dimostrato il suo valore in questo campionato. Loro dicono che li abbiamo messi in difficoltà perché giustamente siamo entrati in ritardo, però diciamo che il danno più grande l'hanno subito i tifosi del Teramo. È scontata solo per chi sta vedendo il Teramo negli ultimi due mesi. Chi ha vissuto il Teramo dal 5 di settembre capisce la mia situazione. Io non mi scorderò mai il primo giorno, quando siete venuti voi, c'era qualcuno di voi, non chi sta qui dentro, che ci prendeva in giro, che rideva, capito? Cioè, quindi, non dico la maggior parte, ma il 20-30% dei tifosi del Teramo giustamente non credevano in noi, perché era una nuova società, avevamo 7 giocatori il primo giorno, dovevamo giocare dopo 2 settimane. Non dimentichiamo che noi siamo partiti il 5 di settembre, non ci hanno fatto fare calciomercato, non ci hanno dato una proroga di 2 settimane a fare calciomercato e non ci hanno fatto partire in ritardo. Noi siamo partiti dopo 2 settimane, non abbiamo detto nulla. Tra mille difficoltà, io la prima intervista, se l'ho andata a rivedere, non mi sono nascosto. Io la prima intervista con 7 giocatori ho detto che l'obiettivo nostro era quello di vincere, perché il Teramo merita questo. E adesso è giusto che i tifosi gioiscono, perché anche se è una promozione, ma se sei tifoso, anche in terza categoria gioisce, e loro lo stanno dimostrando. È normale che lo scontro diretto ha fatto capire tante cose, a noi, ma soprattutto anche a loro. Però è stata una cavalcata importantissima. Io dal primo giorno ho capito, dalla prima partita, vi dico la sincerità, io col piano della lente, il normale che c'era un po' di sfiducia, no? Di fiducia. Io sono andato al direttore e gli ho detto: noi vinciamo il campionato, perché in quella difficoltà ho visto la forza di quella squadra. È normale che noi, come dicevo sempre, dovevamo arrivare nel mese di dicembre, dove si apriva il mercato, cercare di non staccarci tanto dalla Turris, poi è normale che... Però io ci tengo a dire che se non ne facciamo quell'inizio di campionato, i De Gidio, i Petrarulo, quei giocatori importanti che sono arrivati dopo non venivano da noi, perché se stavamo a 10 punti dalla Turris nessuno veniva da noi e ci mollavano tutti. Invece noi con quel grande inizio di campionato è sembrato un campionato normale, ma perché la Turris ha vinto 9 partite di fila, la prima partita che ha perso dopo 10 partite con noi. È normale che poi il girone di ritorno ci dà fuori la nostra forza, fisicamente siamo stati devastanti. Ma quello che gli ho detto prima, io lo ringrazio. Le ringrazio perché il merito è loro, il merito è dello staff, ma come ringrazio i giocatori, ringrazio lo staff, ringrazio tutti. Perché io posso avere 100.000 idee, la posso pensare in un certo modo, ma se non hai la credibilità dei giocatori non vai avanti. Puoi essere forte quando vuoi, ma se non ti vengono dietro i giocatori, anzi preferisco reputarmi un allenatore tra virgolette scarso, ma avere una rosa di uomini, giocatori forti così, che alla fine mi fanno gioire, perché se io ho vinto il campionato quest'anno merito anche loro. Esattamente, è una bella emozione. Soprattutto perché è un campo la quale io ci sono cresciuto, e dare una gioia alla squadra, alla società, ai tifosi così grande è stato bellissimo, grandioso. Fino a quando non è finita, non c'è stato il triplice fischio della partita. Fino a lì non, chiaramente l'abbiamo portata a più 13 dalla seconda, però fino a quando non c'è il discorso fine non ti puoi ritenere vincitore. Penso che tutti quanti siamo attaccati, abbiamo chiaramente sposato questo progetto da inizio anno, è stato bellissimo perché ci sono state tante difficoltà e siamo stati veramente bravi a superarle. E mi ritengo attaccato alla maglia perché anche i tifosi si sono fatti sentire e ci hanno dimostrato questo calore, come non fai a volerli bene a questa maglia. Sì, siamo stati bravi a lavorare tantissimo, anche nelle difficoltà ci siamo compattati, abbiamo tenuto botta ogni partita e il campionato sì, l'abbiamo vinto, però alla fine ci mancano 4 partite, le giocheremo sempre al massimo. A Stefano gli offrirò sicuramente qualcosa, già gliel'ho detto, glielo puoi anche chiedere. E per il resto sì, è una partita che segna comunque con un gol solo ed è quello mio, è stato importante, ma il lavoro è di tutti alla fine. Ci poteva essere, loro ci hanno messo in difficoltà, noi il secondo tempo non abbiamo fatto un bel calcio, il primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo forse per la mente che girava che eravamo quasi arrivati, sai, può succedere che c'è un calo di concentrazione e loro comunque sono stati bravi, potevano chiaramente pareggiarla, non sbaglia il mister. Sì, chiaramente vogliamo rimanere tutti e poi
la decisione sta alla società e vedremo cosa succederà poi. Beh, anche la partita di oggi, forse il risultato del pareggio era un po' più giusto di come sono andate le cose, però il Teramo doveva fare il risultato e l'ha ottenuto. E l'unico errore che c'è stato, ci hanno fulminato, questa si vede anche la superiorità di alcuni giocatori che non perdonano. Però diciamo che la partita odierna, se vogliamo rimanere sulla partita, forse il punticino era, non perché sono di parte, l'avete capito ormai, ma il pareggio era più giusto, ma oggi non conta. Oggi diciamo, le telecamere sono per il Teramo, è giusto che sia. Adesso i playoff lo sapevamo già da prima di questa gara, non ci siamo nascosti, quindi abbiamo onorato perché oggi abbiamo fatto una grande prestazione, peccato che avevamo qualche infortunato e qualcuno a mezzo tempo e l'avete visto. Ma diciamo che noi, guardando anche in ottica di playoff, è importante tutto oggi, perché mi devo preoccupare che qualche crampo e non sia stiramento, insomma questa è la cosa più importante per noi guardare. Ripeto, oggi il Teramo doveva anticipare queste tre partite che gli rimangano, l'anticipate, sono contento per i teramani, per tutti, perché non devono stare in questa categoria, dai. Non merita anche la città, più che altro, al di là delle società, che poi le società ci sono, vengono, cambiano, ma la cosa più importante è la città. Beh, guarda, se ti devo dire la verità, proprio sono amici miei di Sulmona che hanno avuto i biglietti e presi dal Teramo, quindi non lo so, io a questo non posso rispondere, però ti dico che questo è un impianto che, come vedete, può fare tranquillamente la Serie D con una tribuna messa alla curva e le categorie superiori, va con accorgimento, ma abbiamo dimostrato che abbiamo saputo organizzare. Credo che il secondo tempo abbiamo creato quelle 4-5 palle dove il gol poteva arrivare, forse lo meritavamo e sinceramente non mi sento di dire di aver meritato la sconfitta oggi. E tanti complimenti al Teramo perché ha meritato nettamente di vincere questo campionato, ma oggi non ha meritato la vittoria. Senza nulla togliere a loro, noi non abbiamo meritato di perdere, forse quello è più giusto. Sì, sicuramente non è mai facile approcciare le partite contro il Teramo, perché comunque c'è un seguito importante e noi, non essendo abituati, ci sta che all'inizio si possa pagare un po' di emozione. E poi ci siamo messi bene in campo, abbiamo iniziato a palleggiare e, come ha detto bene lei, nel nostro momento migliore, su una situazione di un calcio piazzato, non siamo stati lucidi a fare la scelta migliore e lì ci hanno punito. Un'altra situazione che abbiamo concesso è quella sul fallo laterale, dove ha calciato, se non sbaglio, De Gide a botta sicura, ha calciato fuori. Per il resto non credo che abbiamo concesso altre situazioni importanti, per quello dicevo, come dicevo prima alla collega, non mi sento di dire di aver meritato la sconfitta. Al di là che abbiamo il Teramo di fronte o il Pianella di domenica scorsa, io credo che come società e come staff cerchiamo di dare sempre alla squadra quell'input di provare sempre a vincere, perché il lavoro che proviamo a fare è tanto e la società dimostra ogni giorno tanto impegno e dobbiamo ripagare con le vittorie questa squadra. Pensiamo assolutamente ai playoff, pensiamo sicuramente a vincere ogni partita. Io credo che se dimostriamo di poter fare ancora queste prestazioni, i playoff non ci sfuggiranno, ma parlo dei playoff oltre il girone. Assolutamente, ho fatto i complimenti al Teramo, non ho detto che non ha meritato il campionato, ho detto che ha meritato ampiamente il campionato, ho detto che oggi noi non meritavamo la sconfitta. Io credo che ho una rosa ampia, la società mi ha messo a disposizione tanti giocatori e ovviamente non è mai facile fare le scelte. E abbiamo preparato la partita con un esterno under che ci potesse dare un po' più di copertura lì e avevamo in programma il cambio di Daniele che ci poteva dare quel qualcosa in più, come poi è stato, perché è stato sfortunato a non concretizzare quelle due occasioni di testa, altrimenti staremmo parlando di altro.